Siamo nella sala grande del Teatro Massimo, dove stiamo sistemando le ultime cose di questa macchina organizzativa che porterà domani sera a L'Altro, questa nuova scommessa del Teatro Massimo di nuova opera. Gli elementi di innovazione non riguardano soltanto la danza, riguardano lo spettacolo per intero, perché diciamo nello stesso momento abbiamo in scena sia le arti visive, sia la recitazione, il canto, la danza, quindi la parola e la musica. Tutte queste arti sapientemente unite registicamente da Geri Palazzotto vedono come conduttore Gigi Borruso, un grande artista palermitano. La cosa bella è appunto aver riunito tutte queste giovani generazioni, perché il più piccolo ha 16 anni, la più grande forse 26, in un unico progetto di grande respiro, un progetto significativo per la nostra città e non soltanto per la nostra città, perché comunque affronta un tema delicato e molto importante. Infatti esiste in questo spettacolo una dedica, diciamo, molto delicata a Padre Puglisi nel trentennale della sua uccisione e anche del suo ultimo compleanno, perché come ricorderete è stato ucciso il giorno del suo 56° compleanno. Quello che vedete dietro alle mie spalle è uno degli elementi di innovazione, perché questo spettacolo è fatto anche con una sorta di avatar, una sorta di realtà virtuale che interagisce proprio sia con loro che con l'attore, con Gigi Borruso. Il videomaking è di Antonio Giovanni e Davide Vallone e soprattutto le musiche originali composte da Fabio Lannino e Mauro Visconti sono eseguite dalla nostra orchestra giovanile, dalla Youth Orchestra, insieme alla cantoria del Teatro Massimo, diretta da Michele De Luca.